I fiocchi non sono mai abbastanza. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi insegno un modo facile facile per fare dei fiocchi di carta bellissimi. Le vostre confezioni da oggi in poi non avranno più lo stesso aspetto, saranno sempre super curate, super stilose, grazie a un semplice modo di creare dei fiocchetti bellissimi. Spostiamoci sul piano da lavoro e vi faccio vedere come si fanno. Ecco l'occorrente per creare i nostri fiocchi di carta, un modo semplicissimo per creare dei fiocchi bellissimi. Allora, ci occorrerà innanzitutto la carta con cui vorremmo creare i nostri fiocchi. Io userò questa a rose o anche l'altra parte gialla, ma questi fiocchi sono adatti a qualunque fantasia, qualunque pattern voi abbiate: una matita, un righello, un cartoncino per fare la sagoma, poi per appiccicarne i pezzi o dello scotch biadesivo o della colla, anche la colla in stick va bene, io l'attacco tutto, e naturalmente una matita e un paio di forbici per ritagliare. Iniziamo subito. Allora, innanzitutto decido quanto deve essere alto il mio fiocco. Io prendo proprio la misura, lo spessore della riga e faccio due linee senza stare troppo a misurare i centimetri. Dopodiché faccio anche una striscetta di un centimetro circa, non sto prendendo nessuna misura. In questo momento sto facendo le sagome che poi mi serviranno per tutti i fiocchetti io vorrò fare, e ritaglio. Allora, divido la mia striscia in quattro e poi divido una parte dei quattro in due. Così. Piego in due e, partendo da qui, dal centro, prendo più o meno un centimetro e segno una forma che vada dal centro verso la parte più alta e ritaglio. Sto facendo la sagoma da una parte e dall'altra. Fatto questo, piego anche l'altra metà, così, e piego su se stesso il decoro che ho fatto, quindi lo ricalco anche dall'altra parte, da una parte e dall'altra, e ritaglio in maniera del tutto speculare. Le vedete uguali, una sorta di coppetta, e apro, verrà fuori questa sorta di mascherina. Ok, con l'altra striscia invece piegherò nella lunghezza a metà, così, quindi ancora a metà. Piegherò quello che sarà poi il mio fiocchetto e dal centro, così, segnerò più o meno 2 centimetri al di fuori, così, ok? Da una parte, e quindi automaticamente andremo a segnare anche dall'altra, del tutto a mano libera. Anche qui ci daremo circa un centimetro centrale in totale, quindi prenderò mezzo centimetro da questo punto e cercherò di fare una sorta di curva che raggiunga questo mezzo centimetro, così, e poi prenderò circa un centimetro e mezzo e segnerò così, farò questa specie di codina. E adesso ritaglio tutto. L'unica accortezza è che abbiate delle forbici abbastanza robuste
da tagliare la carta piegata in quattro. Apriamo. Quello che avremo sarà questa sorta di cravattino, quindi avremo una sorta di mascherina e una sorta di cravattino, sembra quasi una maschera di carnevale. E poi questo, di cui prenderemo solamente un 3 cm circa. A questo punto il nostro fiocchetto in realtà è pronto, basta unire questo con questo e appiccicare sopra questo pezzettino e farlo girare dietro, ma così tutto schiacciato e brutto, per questo dobbiamo avere l'orma. Ora guardate come viene bene traslato su una carta. Facciamolo su una carta a fiori, per esempio facciamolo con le rose e ricalchiamo l'orma. Prendiamo anche la parte centrale e quindi anche quello che impropriamente chiamiamo il cravattino. Ritagliamo così i nostri pezzi senza piegarli. Prendo dello scotch biadesivo giro e faccio baciare i due lembetti, ancora scotch biadesivo o colla. Con lo scotch biadesivo vi verrà un lavoro molto più pulito in termini di proprio pulizia del lavoro, ok? E poggio al centro il mio fiocchettone, quindi prendo un altro tocchetto di un altro pezzettino di scotch biadesivo, lo adagio sulla mia carta, che lo rifilo bene e faccio girare attorno da una parte e dall'altra. E voilà, guardate che delizia di fiocco. Queste sagomine che non butterete, in 4 e 4/8 potrete fare tutti i fiocchi che vorrete. Poi ovviamente potete guarnire i bordi con della glitter paste o lasciarli così in assoluta semplicità. Per farli ancora più belli, con un tampone, questi li trovate in tutte le cartolerie oppure su AliExpress a 50 centesimi, passo e faccio diventare i bordi scuri, visto? E questo rende, guardate, questo è il fiocco giallo, il fiocco molto molto più completo, e qua ho un fiocco sempre con questa fantasia già fatto così. Spero che questo tutorial facile facile e veloce veloce, e che non ho inventato io ma è una tecnica di scrapbooking molto molto vecchia questa, di questo tipo di compilazione di fiocco, vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Vi lascio le foto e noi ci vediamo al prossimo tutorial e decorazioni fiocchettose per tutti. E che belli i nostri fiocchetti! Mi raccomando, la sagoma la trovate sulla mia pagina Facebook. Giù nel box informazioni trovate il link diretto alla foto. Mentre per il resto decidete voi, fantasia, grandezza. Se questo video vi è piaciuto, infiocchettatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Venitemi a trovare sul mio canale Ombretta, dove si parla del più e del meno, del lifestyle, di beauty, di trucchini, di cose da donne. E venitemi a trovare anche dove sono insieme a Gabriele, dove si parla di roba buona da mangiare, quindi su Due Cuori Una Cappa. Vi aspetto in entrambi gli altri miei canali, ma soprattutto vi aspetto qui nel prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!